Io sono un ragazzo comune, ho partecipato a un concorso, mi sono impegnato e sono riuscito ad entrare. Io farò il neturbino, farò l'operatore ecologico e va bene, non c'è cosa di più dignitoso nel fare un mestiere, qualunque esso sia. 35 anni, laurea in ingegneria edile con lode, neturbino. Giuseppe Moreno di Trani, da quando ha vinto un concorso come operatore ecologico in questa azienda di Barletta, è diventato un caso, il simbolo di un paese senza opportunità, di una generazione che studia, si laurea a pieni voti, ma che strada facendo è costretta a rivedere le proprie ambizioni. E se io sono il caso, bisogna farsi tante domande a livello nazionale, perché vuol dire che qualcosa non va. Oggi trovare un'azienda in Italia che assume 13 ragazzi e ragazze a tempo indeterminato, ecco, questa è la notizia. Cavoli, in Italia c'è qualcuno che ti assume ancora, ti dà una speranza. Io mi sono ritrovato a un certo punto della mia vita dove questa speranza non la vedevo proprio. Com'è stata la tua vita da precario finora? Com'è stata? Mandare curriculum in tutto il paese, non solo nel settore dell'edilizia, aziende di qualunque tipo, zero risposte. Oggi nemmeno ti guardano negli occhi, ti dicono se hai un curriculum lascialo là e buona giornata. E non ti danno neanche, ecco, la dignità di essere riconosciuto, guardato negli occhi, in faccia. Dei 13 neturbini neoassunti, 9 sono laureati. Che cosa farà Giuseppe e gli altri vincitori? Si occuperanno di spazzamento e raccolta. Spazzeranno le strade? Sì, spazzeranno le strade, si occuperanno di raccolta differenziata. Giuseppe, sicuramente però fare il neturbino non era il tuo sogno. Beh, non era il mio sogno, però oggi con un sogno non puoi vivere, lo puoi seguire, perseguire, certo, però arrivi a un certo punto che sei costretto a fermarti. Ci siamo ridotti a lottare. Per chiedere cosa? Una cosa che dovrebbe essere garantita dallo Stato, no? Cioè, noi siamo una repubblica fondata sul lavoro. E il lavoro di chi? Il lavoro di chi?